questa era la casa di Edoardo Fucherini. Qualcuno di... quella lì? Vedete che c'è una targa? Ok. Qualcuno di voi si ricorda chi era Edoardo Fucherini? Sì. Che portò in Svizzera molto greci. Sì, ok, era un carpigiano che poi per un certo periodo. Bravo! Era un carpigiano che ha abitato per un certo periodo anche a Mirandola, molto molto cattolico, quindi faceva parte dell'associazione cattolica. Lui fa una scelta, decide di non guardare, scusate, di non guardare ma di vedere, di non guardare in aria ma di vedere, di non parlare ma di agire. Siete stati al Museo del Deportato? C'è la frase, no? Di Edoardo Fucherini. Allora, Fucherini inizia a salvare la famiglia del suo migliore amico, si chiamava Lampronti. Quello in teoria ci dovrebbe venire spontaneo, vi dico in teoria perché in pratica non è stato così sempre. Poi inizia a salvare la famiglia del suo migliore amico, ebrei, e poi inizia a salvare una serie di ebrei che lui non ha mai visto né conosciuto. Non è che salvare chi non conosciamo sia meno importante, però diciamo che magari ti viene meno spontaneo, ecco. Salva in questo modo almeno 105 persone, vi dico almeno perché non è stato ricostruito il numero esatto delle persone salvate da Edoardo Fucherini. Ne salva almeno 105. Mentre sta cercando di salvare l'ultimo ebreo, che sarà appunto salvato da Edoardo, che si chiamava Donati, come me, è all'ospedale di Carpi, sta salvando l'ultimo ebreo e viene catturato su delazione. Cioè qualcuno fa la spia. Viene portato in carcere a Bologna. In carcere a Bologna lo va a trovare il suo cognato e gli dice quella frase che voi avete letto al museo. Fucherini aveva 7 figli e una moglie. L'ultimo dei figli di Fucherini non lo vedrà, non lo conoscerà mai, perché era appena nata. Ok? E Edoardo come fa a salvarli? Gli costruisce dei documenti falsi, li nasconde a casa sua e a casa di una rete di persone che lo aiutano. A Mirandola era una serie di famiglie che nascondono gli ebrei a casa loro. C'era una signora che lavorava dentro al comune di Mirandola che costruisce le carte di identità false per gli ebrei. Dopodiché, quando di turno alla frontiera svizzera c'è di turno un suo amico, li fa entrare di nascosto in Svizzera. La Svizzera è un paese con chi è in guerra? È neutrale, ma in quel momento ha chiuso le frontiere, quindi non è che tutti gli ebrei che vogliono entrare in Svizzera possono entrarci liberamente. Quindi non era così semplice e il tragitto per andare in Svizzera era molto complicato, devi passare le Alpi, no? Devi valicare le Alpi, quindi devi avere delle guide, rischi di essere preso perché molti ebrei vengono presi proprio mentre stanno cercando di valicare il confine svizzero, molti vengono rimandati a casa dalle guardie svizzere, quindi insomma non era così semplice. In questo modo però Fucherini ne salva 105. Un giorno appunto viene preso, viene portato in carcere a Bologna, poi a Fossoli. Dal campo di Fossoli, che era un campo di transito, viene spostato poi a Bolzano Griesca, il campo che viene aperto alla chiusura di Fossoli, e da lì poi deportato con destinazione Flossenburg. Morirà a Esbruck, un sottocampo di Flossenburg, per setticemia, cioè una ferita che non curata si infetta tutto il corpo e è morto. È un giusto fra le nazioni, ma è anche stato beatificato dalla Chiesa Cattolica da pochi anni, tra parentesi. Ok? È un esempio di una scelta diversa da quella di cui abbiamo parlato nel progetto, però sempre una scelta. Non è una scelta armata, una scelta partigiana, ma comunque una scelta di resistenza in ogni modo. Ok?